Il ruolo che svolgo presso il reparto di ginecologia oncologica è un ruolo di tipo clinico ed assistenziale per donne prevalentemente affette da tumori genitali femminili, quindi tumore dell'ovaio, tumore della cervice e tumore dell'endometrio. Dal momento della diagnosi al momento del trattamento, trattamento medico o trattamento chirurgico. Sono donne che vanno incontro ad una chirurgia di tipo maggiore, in cui quindi il periodo post-operatorio è molto delicato, motivo per cui lavoriamo con un team multidisciplinare. Inoltre, sicuramente il nostro ruolo come medici è anche un ruolo assistenziale, non solo nei confronti della donna, ma anche della famiglia. Svolgo poi un ruolo anche nell'ambito dell'ambulatorio di ecografia ginecologica, in cui svolgo un ruolo sia dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista, di ricerca. L'ecografia nell'ambito della ginecologia oncologica è importante, sia dal punto di vista, della caratterizzazione morfologica della patologia in esame, ma anche per cercare di poter effettuare una corretta stadiazione della malattia. L'utilizzo dell'ecografia in ginecologia oncologica negli ultimi anni è stato di grande comunque importanza, perché non solo permette una corretta caratterizzazione della patologia in esame in termini di morfologia, ci permette di poter distinguere ciò che è benigno da quello che è maligno, permette quindi una diagnosi tempestiva e quindi un corretto timing, ma soprattutto un corretto iter terapeutico successivo, sia nell'ambito di un corretto trattamento chirurgico oppure nell'ambito di un corretto trattamento medico.